qua a Marina è uguale, esatto. No, ma scusi, no, le lanciano le monetine. Non è una questione di alta strada. Ma dopo. No, ma che guarda, allora. Non fate dei paragoni. Voi, vabbè. Bisognerebbe rispondere a domande di questo tipo in maniera invece sono civile. Io sono un parlamentare che ha appena eletto un grande signore a capo dello Stato. Questi dicono che noi abbiamo fatto un colpo di Stato, questi in 500 con la piazza vogliono fare quello che facevano i fascisti, cioè con la violenza e con la forza impedire la democrazia. Io invece sono un democratico. È un inciuccio, Giovanardo. Che inciuccio, è stimato da tutta l'Italia. È un inciuccio. È stimato da tutta l'Italia. Allora, voi continuate pure con le vostre provocazioni. Purtroppo l'Italia un paese che storicamente c'è una parte del paese che non riconosce la democrazia, ma ne prendo atto. Ma meno male che tra il paese e le istituzioni. Ma perché non Rodotà? Perché non Rodotà? No? Una grande giornata democratica. Ma lui non lo usava mai. Napolitano ha firmato il lodo Alfano. Tutte le leggi incostituzionali le ha firmate Napolitano di Berlusconi. Napolitano ha preso come meritava tantissimi voti. Ed sono voti veri perché sono un'espressione del popolo italiano che ha votato qualche mese fa. Ha creato una situazione parlamentare che è sfociata in un'elezione democratica. Il resto, chi parla di colpi di Stato e chi pretende che qualche centinaio di persone in piazza rappresentino il popolo, purtroppo riprende la tradizione fascista e totalitaria del nostro paese. Giovanardi ha firmato tutto Napolitano. Ha firmato tutto Napolitano. È un freno cambiamento voluto dalla società, questo fatto della Napolitano. Chi è la società? Ma chi è che si è espressa? Questa dietro. Quali? Ma quale persone che sono espresse? Torno a dire, sono i fascisti che pensano che 2000 persone in piazza con la violenza rappresentano il popolo. Dal 48 in avanti il popolo italiano è rappresentato da chi? Votando esprime il Parlamento. Questo perché non lo va a dire alla piazza? Io a Modena e in Emilia è 50 anni che voto e sono sempre in minoranza perché vincono gli altri, che prendo io anch'io il mio popolo, che scende, che è a Modena, fa le manifestazioni. Siamo minoranza e cerchiamo di esserla. Si chiama democrazia. Giovanardi, ma fascisti quelli? Un segnale di cambiamento. Giovanardi, ma la gente che io ho migliaia di messaggi dappertutto di congratulazioni che va benissimo. Ma scusi, ma perché non lo dice alla piazza qua davanti? Perché non va qua in piazza davanti a diglielo? Ma quale piazza? Questa qua, di fronte. Ma allora ribadisco, se lei non capisce, o è dentro la mentalità della violenza. Napolitano ha firmato tutte le leggi incostituzionali di Berlusconi. Caro camerata, mi dispiace. No, camerata sarà lei. Il lodo Alfano l'ha firmato Napolitano, vi va bene così? Perché un altro 50 milioni di italiani. Sarà il Parlamento che si espressa, ma perché non questo, ma perché non quello, ma perché non Marini, ma perché non Prodi, ma perché non Rodotà? Ma veramente perché non Rodotà? Perché non Rodotà? Siamo a livello di surreale. Perché non Rodotà? Perché no? Ma scusi, ma perché non Gianni Letta? Perché non Gianni Letta? Non l'avete candidato Letta? Rodotà sì. No, Rodotà sì, è stato candidato. No, qui è tranquillo. Cos'è, se non è democrazia, cos'è questa, Giovanardi? Sono cittadini questi. No, sono cittadini. Quelli, no, quei, chi insulta e offende non è un cittadino, è un maleducato, un cafone, un incivile. Ma scusi, ma il PD e il PDL è d'accordo su Napolitano, com'è possibile? Come cos'è possibile? È una persona stimatissima, l'abbiamo votato. Ma scusa, è una persona adatta per il ma è d'accordo che ha firmato il lodo Alfano e le varie leggi bocciate dalla Consulta? Le sembra normale? Salve. Mi sembra normale che un presidente Senta, che ha firmato leggi incostituzionali venga riconfermato? Le sembra normale? Ha deciso lei che sono incostituzionali, ma lei chi è? Il lodo Alfano, sono Martinelli, il lodo Alfano. Bravo, ed è lei che decide. Il lodo Alfano cos'era? Cioè lei si mangia il Parlamento, il lodo Alfano cos'era? Senta, le ripeto per l'ennesima volta, io non sono un fascista, sono un democratico. Il lodo Alfano quindi sono stanco di rispondere a un problema. Ma perché non risponde? Il lodo Alfano cos'era? Il lodo Alfano cos'era, Don Giovanardi? Il lodo Alfano chi l'ha bocciato? Io o la Consulta? Non l'ho bocciato io. L'ha bocciato la Consulta il lodo Alfano, sì o no? È d'accordo? Non lo so, lo sto chiedendo. Napolitano ha firmato tutte le leggi vergogna di Berlusconi. Sì, ma si vergogna lei a parlare di Napolitano. Le leggi che... Scusi, ma è sotto processo per corruzione, ma per prostituzione lei minorile. No, non mi vergogno io. Beh, dovrebbe vergognarsi. Dovrà fare i conti lei con la sua coscienza. Ma io però dico io, il lodo Alfano era una porcheria, sì o no? Il Porcellum non l'avete cambiato. Avete avuto tempo di cambiare la legge elettorale. Perché non risponde, Giovanardi? Io la rispetto, però risponda.
scusi, non si può rispondere, sa cosa dice? Che quando uno si mette a livello di un interlocutore che non capisce, perde tempo, perché lei è molto più esperto di me. Io non sono provocatore. Ma non mi risponde? Ho risposto 20 volte, se non capisco. Il Lodo Alfano, chi lo ha bocciato? Io o la Consulta? Cosa vuol dire? Allora, Napolitano ha firmato lei, tutto. Se desse un esame di diritto costituzionale, lei piglierebbe 3. Abbia pazienza, l'articolo 3 della Costituzione dice ben altro. Insomma, lei mi sta dicendo che Napolitano non ha fatto il capo dello Stato in maniera degna. Io dico che l'ha fatto in maniera degnissima. Lei mantiene la sua opinione, io mantengo la mia. Benissimo, quindi il Lodo Alfano è giusto. Il Lodo Alfano è giusto. Giovanardi, non lo so, non mi risponde. Sa cosa ha sulla coscienza, non lo so. Comunque il popolo l'aspetta in piazza, il popolo, per rispondere, Buon Napolitano, camerata se lo terrà per lei, grazie. No, è lei il camerata. Sì, sì.